A proposito di lavoro, vogliamo occuparci anche delle troppe morti che ancora si registrano, sicuramente in calo negli ultimi 40 anni, bisogna saperli leggere i numeri, ma basta una vittima sul luogo di lavoro a far restare la nostra attenzione ancora alta. Nisini, resti in nostra compagnia, mostro ai nostri spettatori questo servizio e poi torno a coinvolgerla. La cronaca e le statistiche concordano, aumentano nel 2021 le morti sul lavoro. Le ultime in queste ore a Villanterio, in provincia di Pavia, due operai sono deceduti a causa della rottura di una tubatura di vapore nell'azienda in cui stavano lavorando. Fatali sarebbero state le esalazioni di ammoniaca. I due erano intenti nella trasformazione di scarti animali destinati alla produzione di mangimi. Secondo le prime ricostruzioni, uno di loro ha accusato un malore e l'altro si è calato nella vasca di lavorazione finendo a sua volta intossicato. Ma secondo l'ultimo rapporto dell'INAIL, tra gennaio e aprile la tendenza è stata costante. 306 i decessi registrati, oltre il 9% in più rispetto ai primi 4 mesi del 2020. Il confronto richiede però cautela, fa notare lo stesso Istituto per la Sicurezza sul Lavoro, perché il rapporto contiene anche i dati sulla pandemia. Soprattutto sul fronte delle patologie d'origine professionale si registra un'impennata, 18.629 casi con un incremento di oltre il 26% in un anno, e questo proprio per una forte incidenza dei contagi da Covid, sottolinea l'INAIL. A livello territoriale l'Isola Felice è rappresentata dal nord-ovest, dove le denunce per infortuni sono risultate in calo del 13%, ma sono aumentate in tutte le altre zone del paese, con un'incidenza maggiore al sud e nelle isole. Sottosegretario, è stato fatto sicuramente un lungo percorso negli ultimi decenni, non basta, l'emergenza resta nel nostro paese, il fronte della sicurezza sul lavoro. Sì, già un morto sul lavoro è troppo, al di là dei numeri che sono impressionanti nel primo trimestre di quest'anno. Un testo, il testo 81 del Presidente Damiano, che comunque ha migliorato molto la situazione del nostro Paese e bisogna dargliene atto. È un testo che oggi puramente va rivisto nell'ottica delle piccole imprese che costituiscono l'80%, come ho detto prima, del nostro tessuto economico e produttivo. Va rivisto perché ci vuole un cambio culturale, soprattutto per le piccole realtà. La sicurezza sul lavoro non va più vista come una questione burocratica, ma vista come un salto culturale. Non deve essere solamente un costo, ma un investimento, e in questo deve entrare il governo per sostenere soprattutto le piccole realtà che, dopo questo anno di Covid, con tutte le situazioni e le difficoltà economiche delle aziende, hanno bisogno comunque di supporto, anche con un'attualizzazione del testo 81. C'è un tavolo aperto al Ministero del Lavoro proprio per cercare di trovare le misure e rendere le piccole realtà nella situazione di poter fare molto di più, perché c'è da fare molto di più per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Anche perché colpisce con questo la salute, Nisini, che se lo scorso anno si registravano molte morti ma per Covid in tanti ambienti di lavoro, ma pochi per esempio sui cantieri perché la macchina produttiva del paese si era drammaticamente fermata, quest'anno fortunatamente si registrano meno morti per contagio, ma stanno riprendendo a ritmo serrato i decessi appunto sui luoghi di lavoro generici, non per causa Covid intendo. Sì, come dicevo prima, perché probabilmente è diventata più una questione di costo e quindi ci deve essere un intervento preciso e mirato del governo, anche con controlli, con l'aumento dei controlli. I controlli vanno sempre fatti, probabilmente andranno fatti più mirati. Maggior formazione ai dipendenti delle piccole e medie imprese per l'utilizzazione degli impianti, anche per abituarli a lavorare in una certa maniera. Sì, e questo certo. Ci deve essere una sinergia fra associazioni di categoria, sindacati e istituzioni. Per esempio, nell'ultima tragedia del Pavese, i due lavoratori non indossavano la maschera, dopodiché è stato indagato, notizia di questo pomeriggio, anche il titolare dell'azienda. Capiremo quali sono le dinamiche di questa ennesima tragedia, ma sicuramente c'è una compartecipazione di fattori. Sottosegretario Nisini, grazie per essere stata ospite di TG24, a lei auguro grazie un buon proseguimento di giornata, e vado a concludere la nostra riflessione con Deborah Spagnolo, vicepresidente dell'Associazione Nazionale dei Malati Invalidi del Lavoro. Ben ritrovata su TG24.
Buonasera, grazie per l'invito. Spagnuolo, TGCom 24 se ne occupa da mesi in realtà, sollecitata sicuramente dalla cronaca, ma non solo da questo. Il caso di Luana aveva sollecitato sicuramente l'attenzione da parte dei cittadini, non la nostra, che rimane costante nei mesi, perché il problema è costante. Più controlli, assicurava il sottosegretario al lavoro, più attenzione sui luoghi di lavoro e poi che cosa manca per l'applicazione? Sicuramente la formazione per quello che riguarda i dipendenti e lo svolgimento delle mansioni, perché quando si va a svolgere una mansione si deve essere adeguatamente preparati e ovviamente bisogna che ci sia assicurato il rispetto delle regole e la disposizione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi, perché i dipendenti quando vanno a svolgere un lavoro devono essere messi in sicurezza. Ovviamente l'attenzione va tenuta alta perché bisogna tenere presente che ogni giorno avvengono incidenti sul lavoro e appunto bisogna intervenire. Noi di Anmil proponiamo da sempre una formazione che parte dalla scuola, una formazione che parte fin da piccoli per essere abituati a comportamenti sicuri, perché bisogna essere in grado di riconoscere il pericolo per poterlo evitare. Quindi abituandosi da piccoli attraverso progetti che noi portiamo nelle scuole, come ad esempio Icaro e Silos, rivolto ai ragazzi più grandi che si apprestano a affacciarsi al mondo del lavoro, noi abbiamo la speranza di poter formare i lavoratori del domani. Ovviamente coloro che si trovano oggi a lavorare, ripeto, devono essere adeguatamente formati dall'azienda. La formazione deve essere autentica, non deve essere solamente di tipo burocratico e deve garantire il rispetto delle regole. Vicepresidente, poco fa il sottosegretario al lavoro citava anche il testo unico del 1981 che necessita alcune integrazioni, per esempio la patente a punti per le imprese di cui si va parlando da tempo ormai, che vada a premiare quelle più virtuose, che accenda l'attenzione su quelle che magari hanno dei punti carenti, anche perché il tema non è solo della morte, sicuramente il tragico epilogo di un lavoratore che non dovrebbe affrontare un percorso del genere, ma si parla anche di infortuni. Consideriamo per esempio che tra infortuni e rendite assicurative c'è un ammontare per l'INAIL di 45 miliardi di euro che potrebbero essere investiti proprio per quella sicurezza sul lavoro che manca. Voglio dire una cosa, forse non tutti sanno insomma, che io faccio parte di Anmil perché sono vedova sul lavoro, quindi mio marito è morto 10 anni fa sul lavoro, quindi so benissimo di che cosa stiamo parlando e cosa stanno vivendo queste famiglie. Se non si volesse pensare di rispettare le regole per una questione di correttezza e di etica, si potrebbe valutare proprio quello che ha detto lei, perché la morte sul lavoro, così come l'infortunio, ha un costo a livello sociale, cioè impatta sulla società, perché queste sono gli infortuni, le morti sul lavoro vanno indennizzate e di conseguenza hanno un impatto sulla società e, come ha detto lei, questi soldi sarebbe molto meglio destinarli ad altro, perché se vengono dati in questa maniera vuol dire che qualcuno si è fatto male sul lavoro o qualcuno è morto sul lavoro. Ad esempio noi come Anmil siamo molto attenti a quelli che sono anche i nuovi strumenti che possono essere utilizzati come strumento di lavoro proprio per prevenire, ad esempio strumenti che potrebbero avere dei sensori, come in questo caso necessari per rilevare la presenza di quelli che potrebbero essere gas tossici. Certo. Sì, concluda pure, siamo in chiusura, però è un esempio chiaro quello che faceva, perché per esempio il gas tossico è la causa della morte anche dell'ultima tragedia nel Pavese. Non si vede, a volte non si sente e sono morte 2 persone. Proprio perché il primo si è sentito male e molto spesso negli ambienti confinati accade che il collega non vada via
ma accorra in soccorso del collega che si è sentito male e di conseguenza viene a perdere anche lui la vita. Perdendo a sua volta la vita. Spagnolo, io la ringrazio per essere stata nostra ospite.